Il dolore del rimpianto è molto più grande del dolore della disciplina. L'episodio 42 di Libri per il Successo gira intorno a questo concetto. Questo programma è un percorso che stiamo facendo insieme da più di un anno. Essendo oggi il primo appuntamento dei due che farò a gennaio, vorrei portare alla vostra attenzione un argomento che abbiamo già trattato nel podcast, però oggi lo facciamo con un autore diverso. Jeff Olson, con il suo libro The Slight Edge. In italiano si potrebbe tradurre come il leggero vantaggio. Prima di entrare nell'argomento, un grazie a Giuseppe per i messaggi su LinkedIn in merito al programma, molto apprezzati. In qualche modo, dentro di noi abbiamo il potere, la capacità e le abilità e la volontà di cambiare le cose. A volte guardiamo altre persone che hanno conquistato mete che ci sembrano incredibili, irraggiungibili. Ma potete farlo anche voi. Quando le persone si trovano ad attraversare momenti difficili, fatti di depressione, tristezza, ansia, paure, quando tutto gira storto, quando le cose non vanno bene, quello che fanno è trovare la forza di reagire e risalire la china. Ma una volta che vedono la luce e tornano grosso modo a un livello di sopravvivenza, si fermano, si adattano, si accomodano e poi lentamente riscendono e ricadono nuovamente in periodi difficili. Quindi abbiamo un livello, un piano zero, dove c'è il fallimento, e un piano uno, dove c'è la sopravvivenza. Quello che facciamo solitamente è trascorrere la nostra esistenza alternando questi due livelli. Ma c'è un altro livello, quello del successo. E le persone, la maggior parte delle persone, non ci arriva. Come mai succede questo? E come facciamo ad arrivarci? Di questo tratta l'argomento di oggi. Forse ci autosabotiamo, o abbiamo dei modelli di pensiero dove ci sentiamo in colpa se delle cose belle ci succedono. O può essere la paura di fallire, o il fatto che continuiamo a chiederci se ce la faremo invece di chiederci come ce la faremo. Non è il talento che ci porta alle nostre mete, ma le scelte che facciamo, e nello specifico le scelte che facciamo ogni giorno. Pensateci un attimo, se siete stati in grado di passare dal livello del fallimento a quello della sopravvivenza, e lo abbiamo fatto tutti, siamo usciti da periodi difficili, facendo determinate cose. Quindi la cosa più difficile la sappiamo già fare, l'abbiamo già fatta, solo che poi ci siamo fermati, perché le stesse azioni che ci portano dal fallimento alla sopravvivenza possono portarci dalla sopravvivenza al successo. Non abbiamo bisogno di più informazioni, quello di cui abbiamo bisogno è un cambio nella nostra filosofia, nel nostro approccio. Le persone di successo falliscono, e fallimento dopo fallimento scalano la vetta. Ma sono persone che producono, che agiscono, che fanno. Il fondatore dell'IBM diceva che per avere successo bisogna raddoppiare il tasso di fallimento. Frasi del tipo «mi auguro che», «vorrei che», «sarebbe di grande auspicio», o «se succedesse questo o quell'altro», se nel vostro vocabolario echeggiano queste parole, se le usate spesso, fate analisi, ecco, il vostro animo è passivo, siete fermi ad aspettare qualcosa. C'è da mettersi in moto perché non è mai troppo tardi per iniziare, ma è sempre tardi per aspettare. E tutto si riduce a un cambio di filosofia e a un grande segreto, l'azione giornaliera, costante. Qualcosa che sembra insignificante, ma se lo fate tutti i giorni, per 2, 3, 4, 5 anni, diventa l'arma più potente del vostro arsenale. E mi rendo conto che non sia una cosa facile. Vi faccio un esempio personale di quello che significa avere questa filosofia. Qualche tempo fa, durante il lockdown, insieme a un gruppo di amici e soci, avevamo creato un piccolo progetto, sia per tenerci un po' occupati, sia per mantenere un contatto. Solo che poi, quando ognuno di noi era più o meno ritornato alla vita di prima, questo progetto svanì. Però ci avevamo messo dei soldi, del tempo. Il giorno che ci siamo rivisti dal notaio per chiuderlo, c'erano alcune persone un po', come posso dire, tristi, che sentivano il peso del fallimento e pensavano a «ho buttato nel cesso dei soldi, ho buttato nel cesso del tempo». Però poi ce n'era uno, mio caro amico argentino, che è sempre lo stesso che cito nel podcast,
che invece era tutto felice, pimpante, sorridente, mi guarda e mi dice: questo è il master in gestione più economico che io abbia mai fatto. Vedete il cambio di filosofia? Nell'arco di un lungo periodo ci sono azioni che non ti fanno del male mentre le fai. È il farle ogni giorno che crea scenari drammatici. La stessa cosa succede quando esiste un susseguirsi di piccole azioni positive e costruttive verso le vostre mete, perché vi porteranno a realizzarle. È normale che prima o poi ti portino a successo. Però queste azioni nessuno le fa, solo una piccola percentuale di persone. Andiamo a analizzare il perché queste azioni non le fa nessuno. Prima ragione: sono facili da fare, ma sono altrettanto facili da non fare. Se tu vuoi perdere peso, devi diventare consapevole di ogni tua scelta. Magari oggi mi mangio un brownie, che cazzo mi fa? Però poi vai a esaminare le calorie di quel dolce e ti rendi conto che per bruciare la stessa quantità magari devi camminare 1 ora e mezzo, 2 con passo svelto per un cazzo di brownie con una palla di gelato sopra. Seconda ragione: i risultati che portano queste azioni sono invisibili. Quelle decisioni che ti portano al successo tra 2 o 3 anni non portano un risultato visibile alla fine della giornata o alla fine della settimana o alla fine del mese. Sono azioni che portano avvenimenti giganteschi nella tua vita in un lungo periodo. Quindi nessuno ha la pazienza di farle perché non vede i risultati. Hai iniziato ad andare in palestra, hai fatto 3 sessioni, il lunedì, il martedì e il mercoledì, quindi vai davanti allo specchio, ti togli la maglietta e vedi ancora la pancia. E sti cazzi! Vai in palestra 4 volte alla settimana per un anno, magari la pancia non la vedi più. La terza ragione è che sembrano insignificanti. Sul momento, nell'atto in cui le stai facendo, non sembrano avere importanza. Oggi fa freddo, non vado a correre. Oggi non ho voglia di cucinare, mi mangio una pizza e una bibita gassata. Per ognuna di queste scelte un impatto ce l'ha. Pensate a 1 ora al giorno giocando con un'app del telefono, sono 365 ore al giorno l'anno, o 2 ore al giorno sui social, e molti ce ne spendono anche di più di tempo. 2 ore al giorno sono 730 ore in un anno. Ci impari una lingua con questo tempo. Se vuoi diventare una versione diversa di te stesso, quella che stai desiderando, quella che vuoi raggiungere, devi cominciare a prenderti responsabilità di ogni azione che ti porta a quell'obiettivo e smettere di perdere tempo incazzate. Vedete perché quella frase che vi dicevo all'inizio ha un'importanza critica? Tutte queste azioni sono dolorose. La disciplina di fare qualcosa sempre, di impegnarsi tutti i giorni, è qualcosa di complicato, non lo fa nessuno, ma il dolore del rimpianto che proverai tra qualche anno per non averle fatte è molto più grande del dolore singolo che provi nell'azione quotidiana. Fare azioni giornaliere, piccole, chirurgiche, studiate, è la cosa più grande che ci sia per la vostra evoluzione. Migliora te stesso ogni giorno un 1% e in un anno avrai migliorato un 365% rispetto all'inizio. La formula è questa: azioni consistenti, ripetute ogni giorno, insieme all'elemento tempo, vi portano a ottenere risultati impensabili. Viviamo però nella filosofia del tutto subito, del risultato istantaneo. Ci siamo dimenticati di come funzionano le cose. Tutto quello che ci circonda è immediato, istantaneo. Pensate alle serie televisive, ora escono di colpo e hai 30 episodi, tutta la stagione. In un sabato e una domenica te le spari tutte. I telefilm degli anni 80 e 90, che erano bellissimi, ecco, dovevi aspettare una settimana per vedere l'episodio dopo. Io mi ricordo che ero appassionatissimo dei Visitors. Forse vi ricordate la sigla, guardate questa. Erano questi alieni che venivano sulla Terra, c'era la famosa Diane che si mangiava i topi. Era una scena impattante per un ragazzino di 10 anni, a me faceva impazzire. Oppure Twin Peaks, all'inizio degli anni 90, 2 stagioni e durò più di 1 anno e mezzo, ecco. Ma non è solo per le serie, è qualunque cosa che ci circonda è quasi immediata. Non siamo più abituati ad aspettare. Il problema dello slight edge, quindi di questo leggero vantaggio che potreste avere su chiunque altro, è che è noioso. Nessuno lo vuole fare. Pochissimi hanno la pazienza di intraprendere un cambiamento dove i risultati
si vedranno tra 1 o 2 o 3 anni. Questo podcast io lo faccio usando questa filosofia. So che mi sono preso 3 anni di tempo per produrre un paio di episodi al mese e vado avanti con questa disciplina, mi porta via tantissimo tempo, non vedo nessun risultato, però col tempo sto diventando i libri che leggo, assorbo informazioni, le metto in pratica, le condivido. Se vai a vedere l'episodio 1 e l'episodio 3 non noti una grande differenza, ma se ascoltiamo l'episodio 1 e l'episodio 40, io la differenza la vedo. E la cosa mi fa sperare, perché se investo altri 2 anni facendo questo esercizio, migliorerò ancora. Però io non ho niente di speciale. Tutti possiamo fare qualcosa del genere. Olson, però, ci dice che non lo fanno tutti, lo fa solo un numero. Ci dice qual è questo numero. È solo il 5% delle persone. Solo questo numero ridotto mette in pratica azioni giornaliere verso la loro meta. Ci sono tanti benefici, se siete in quel 5% non c'è tanta concorrenza e c'è molta più collaborazione con le persone dentro quel gruppo rispetto allo stare nel 95% della massa. Le cose difficili hanno bisogno di tempo e quelle impossibili di ancora più tempo. Entriamo nella parte pratica di questo libro. C'è da rallentare un attimo, smettere di pensare ai risultati immediati, iniziare a fare piccole azioni quotidiane verso le vostre mete. L'autore lo compara con un processo molto simile ad avere un orto. Prendete un quaderno, dividetelo in 3 sezioni. La prima sezione è piantare il seme, quindi scegliere la meta. Scegliete che area della vostra vita volete migliorare, finanziaria, personale, sentimentale, professionale, fisica. Scegliete qual è la meta, siate precisi, quindi non voglio risparmiare, ma voglio risparmiare 15.000 euro quest'anno o 7.500 euro. Una volta decisa la meta, scrivete sotto quelle azioni che vi ci portano, quindi coltivate, innaffiate, togliete l'erbaccia. Se avete una meta finanziaria, decidete dove risparmiare o come avere delle fonti di entrate nuove, ecco, trovate quelle azioni che hanno un impatto da qua a un anno e non da qua a stasera. E infine c'è da raccogliere e celebrare. Se io provo a venderti un piano che ti dice 200.000 euro in 30 anni, che cazzo lo compra? Tu li vuoi in 2 giorni. Però tutto questo è un'illusione. Non esiste, non credete alle scorciatoie. La vita stessa ce lo insegna, non è che metti il seme e poi raccogli il pomodoro. C'è da aspettare. Sia il successo che il fallimento sono frutto di azioni giornaliere, di abitudini che danno risultati insignificanti sul momento, ma nel tempo sono cruciali. Vedete, se vi sentite depressi, non realizzati in questo momento, cercate di capire una cosa: la felicità, la realizzazione, non sono cose che si ricercano, non sono cose che arrivano grazie ad avvenimenti fortuiti o esterni. La felicità la trovi facendo, creando, producendo, non ricercandola. La parola stessa ricercare è la chiave. Se stai ricercando qualcosa vuol dire che non ce l'hai. Se vi alzate, non vi fate la doccia, non fate il letto, mangiate male, non fate niente per migliorarvi, non passate tempo con la vostra famiglia o se state con loro siete con la testa da un'altra parte, spendete il tempo a guardare social o Netflix, alla fine di ogni giornata la felicità che avete dipende dalle cose che avete fatto. E c'è una grandissima differenza tra le persone di successo e le persone che di successo non ne hanno. È la responsabilità che ognuno di noi si prende di quelle azioni. Chi arriva a successo, quella responsabilità se la prende. Chi non ci arriva cerca delle colpe in qualcuno o in qualcosa per non esserci arrivato. Provate a cambiare filosofia, diventate responsabili delle scelte che fate ogni giorno. Non cambiate gli obiettivi che avete, cambiate l'approccio a questi obiettivi. Perché vi dico una cosa, spesso molliamo quando siamo a pochi metri di distanza dalla nostra meta e non lo sappiamo. State 1 anno, 2 a fare una determinata cosa, poi una mattina vi svegliate e siete già dentro alla vostra realizzazione, siete diventati quello che era la versione di voi stessi che volevate. Non abbiate paura di fallire, perché spesso è proprio questa paura che ci fa fallire. Rallentate per poi accelerare, fai poco ma fallo tutti i giorni. La vita ha le sue regole spietate che colpiscono tutti in modo indiscriminato. È la vostra determinazione, la vostra costanza, le vostre scelte
che fate ogni giorno che vi manterranno in uno stato di successo, di pienezza. Perché alla fine la paura è una proiezione della mente verso il futuro o il passato. Superatela. Il dolore del rimorso è di gran lunga peggiore al dolore della disciplina. Che cosa state aspettando? Grazie e a tra un paio di settimane.